Una buona giornata, cari telespettatori, benvenuti, un buon sabato, quindi ci vediamo la domenica di fronte a noi, una bella giornata, un buon caffè che oggi, devo ammettere, il caffè di oggi è uno scherzo non solo della curiosità, ma io credo della redazione, eh? E credo della redazione perché conoscendo la mia difficoltà, cioè la mia idiosincrasia con la lingua francese, ha fatto di tutto per trovare uno spettacolo teatrale circense, poi scopriremo che cosa, che avesse un titolo francese. Per fortuna che almeno l'artista, questa è italiana, è qui con noi, Tiziana Prota. Tiziana, buona giornata e benvenuta. Buona giornata a tutti, grazie. Allora, questa sera parliamo di un'iniziativa all'interno del mondo di Circo Vertigo, parliamo del teatro Perenprunere. Quindi sì. Grugliasco, se non mi ricordo male, Grugliasco, sì. Vedi che io mi ci avvicino. Il titolo in francese intanto non lo dico, io te lo dico in italiano, non lo dico, lo italianizziamo, la tavola, composizione per donna e volpe. Esatto, perfetto. Ecco. Il titolo era un problema non solo in francese, però c'è anche in italiano, adesso che lo traduco ci capisco poco. Cioè, Tiziana, aiutaci tu. Cosa succede? Cosa succederà, anzi, stasera? Beh, allora, intanto non voglio svelare tutto, però, ecco, dando un po' un'idea di quello che... Quindi il caffè è già finito? Come? Era troppo espresso questo caffè, dai, qualche cosina, qualche cosina. Sì, qualcosina ci può dire. La tavola, quindi, o la table, composizione pour femme renard, composizione per donna e volpe, è una favola... Non avrei saputo dirlo meglio, guarda. Bene, guarda, ci sono io allora per dirlo. Comunque mi piace anche in italiano in realtà e ho un piacere immenso di farlo in Italia, in più a Grugliasco, perché è veramente da qui che è cominciato tutto. Io ho fatto la scuola, ecco, nel 2005-2007, quindi sono veramente molto legata a questo posto, a Circo Vertigo, e ecco. Quindi sono veramente contenta di farlo per un pubblico italiano. E in realtà, a parte il titolo, ecco, non c'è moltissimo testo, è veramente uno spettacolo molto più di teatro fisico e circo contemporaneo. Ed è, come dicevo... Mi hanno spiegato che le persone dotte di questo ambiente usano la parola arti performative. Arti performative? Cioè, così mi hanno detto un giorno, magari sto dicendo una stupidaggine, quindi comunque uno spettacolo fisico, corpo, sì. Circo contemporaneo, e la traccia dentro cui si muove, le emozioni, la storia. Sì, allora è uno spettacolo molto, molto intimo, si può dire. Parla di dipendenza affettiva. In realtà, veramente la tematica è proprio questa. Quindi parla di una grande solitudine di una donna che si ritrova ingarbugliata in una relazione amorosa non semplice, che ecco, non la rende molto felice. E lo spettacolo è nato da un'ispirazione, da fatti anche personali, ma anche da un libro che stavo leggendo all'epoca della creazione, che si intitola Donne che amano troppo, di una psicologa americana, un libro alquanto conosciuto. Insomma, questa tematica mi sta molto a cuore, perché l'amore è sicuramente la cosa che più ci può rendere felici, che più ci può elevare, ma spesso si cade un po' in questo cliché che l'amore vero è quello che ci deve far soffrire. Invece no, non sono d'accordo. Per niente proprio. E adesso questa domanda curiosa, cioè per una domanda che spazia tra il movimento del tuo corpo in scena e quello che sono poi le dinamiche di cui parli, com'è che ci si ingarbuglia nell'amare troppo?
nel dipendere in maniera eccessiva e quindi nel perdere anche gli aspetti positivi della propria libertà e a volte anche della propria dignità? Allora, io sono artista circense, non sono psicologa, quindi in realtà i motivi... Però lo hai raccontato e lo racconti col tuo corpo. Sì, sì, certo, perché è il mio strumento per comunicare, il mio modo di comunicazione passa attraverso le discipline circensi e comunque l'espressione fisica. Come ci si ingarbuglia, diciamo che penso chi si ritrova in queste situazioni, ecco, i motivi possono essere svariati, sicuramente ci sono motivi che prendono le proprie radici nell'infanzia di queste persone, ma anche nella nostra società, perché in realtà questi tipi di amori un po' maledetti sono socialmente accettati in qualche modo. Quindi sì, ci si ingarbuglia in queste relazioni, io mi sono ingarbugliata invece nella mia creazione ed ho cercato di trasmettere quest'idea di solitudine, ma che poi nel corso dello spettacolo si evolve, si trasforma e porta forse a quella che è una liberazione. Quali sono le tecniche delle arti performative, del teatro fisico e del circo che tu metti in scena in questo spettacolo? Sì, allora io sono trapezista di formazione, quindi ovviamente le discipline aeree sono quelle che più con cui riesco a comunicare più facilmente. Quindi c'è del trapezio danza. C'è un numero di corda che è stato però rivisitato, trasformato, abbiamo creato un attrezzo apposta per creare delle illusioni, diciamo, fisiche, di movimenti che con una corda normale non sarebbero normali. Quindi questo attrezzo lo chiamiamo la bobine ed è un attrezzo che permette alla corda di scorrere, di bloccarsi e anche cioè se io afferro la corda mi può tirare su, diciamo, senza che io debba scalare. Faticosamente salire, insomma. Sì, poi ci sono anche altre discipline, ecco, una in cui, che mi ha sempre affascinato, ma che non è propriamente mia, l'equilibrismo. Infatti c'è un numero parlo di numeri perché è più semplice, in realtà questi famosi numeri sono... inglobati in una storia, ecco, quindi spero che non siano visti solo come numeri, ma parte di un racconto. Comunque, per capirci, dico numero, quindi ci sarà anche un momento in cui cammino su delle bottiglie di champagne. Ecco, questo è qualcosa che ho imparato a fare per questo spettacolo. Camminare sulle bottiglie di champagne, e cioè già questo è curioso. Della storia, qual è la parte più difficile per te da interpretare oppure che ti è stato più difficile creare e quella che invece ti ha dato più ali, più entusiasmo e che anche ti è più semplice, più nelle tue corde magari interpretare? Sì, ma in realtà è uno spettacolo che ho creato nel corso degli anni, quindi in un certo senso me lo sono proprio cucito addosso. Quindi in realtà non c'è un momento in cui non me lo sento mio in realtà, perché veramente c'è stato molto lavoro su questo spettacolo. Sì, forse in effetti, sicuramente sulle discipline aeree è il momento in cui mi sento forse più tranquilla, perché è la cosa che ho fatto, che ho più praticato anche in scena. Mentre... Che chi è che non è tranquillo appeso a 4-5 metri d'altezza? Cioè, chi è che non è più tranquillo effettivamente? Com'è? Che domanda, chiaro. Cioè, mentre invece, chiaro, che camminare sulle bottiglie di champagne è un attimo più... Un po' più, sì, perché è comunque qualcosa... L'equilibrismo è un'arte diversa, ecco, richiede una concentrazione diversa...
sì, muscoli diversi, quindi ecco, però sono molto contenta di come è stato trasformato anche questo, diciamo, numero di bottiglie con un'artista francese che stimo moltissimo, Jeanne Mordoge. Ecco, con lei abbiamo lavorato e quindi è diventato proprio un, ecco, non si vede quasi più il numero, diciamo, la poesse, scusa per il francesismo. Oramai una condanna oggi, una condanna oggi. Allora, visto che andiamo avanti a francesismi, tu hai iniziato a fare circo, te ne sei innamorato, ce l'hai raccontato qua in Italia con Circo Vertigo, e poi cioè, l'Italia non è un paese per artisti di arti performative? È più semplice esprimersi all'estero? E se sì, perché? Qual è il segreto? O che cosa potremmo fare noi? Allora, sarò sincera. Io, una volta finita la scuola a Grugliasco, avevo la scelta o rimanere in Italia o partire. In realtà... sono sempre stata affascinata dall'estero, sempre stata molto curiosa di andare più lontano, quindi in realtà avevo proprio questo desiderio. Tu di sera lo sai che per le statistiche sei una fuga dei cervelli. Fuga dei bicipiti forse. Che però per le statistiche, quando noi leggiamo l'Istat, i giovani che vanno a lavorare all'estero, tu rientri nella fuga dei cervelli. Sento nella fuga, vabbè, grazie. Ma no, quindi ecco, per me c'era una spinta, per me, cioè non potevo ignorare questa voglia di voler andare più lontano. Però ecco, poi col senno di poi mi rendo conto che sì, in Italia in effetti è ancora difficile, e lo vedo perché ho colleghi, amici che fanno il mio stesso lavoro, e non è semplice perché avere una vita dignitosa, diciamo, facendo la propria arte in Italia è molto difficile, purtroppo. Allora, tu sei passato attraverso la scuola del Circo Vertigo, sappiamo che il Circo Vertigo è attenta, no, ai giovani, e ha una serie di proposte anche negli spettacoli, tra cui il tuo, molti sono, tra virgolette, proprio adatti, aperti a famiglie, una visione davvero insieme dell'opera d'arte. E dovessimo consigliare un giovane rispetto al provare il cammino che stai facendo tu, che cosa gli consiglieresti? Beh, gli consiglierei sicuramente di passare per la scuola a Circo Vertigo, perché per me, ecco, è stata una solida formazione, cioè ha formato le mie basi, le basi del mio lavoro. E comunque sì, a Torino c'è un gran movimento di circo contemporaneo, arti di strada, arti performative, quindi è una città veramente interessante in questo senso, è la più attiva in Italia, non c'è dubbio. Però ecco, sì, consiglierei anche di spingersi più lontano, andare a cercare altrove, formarsi in Francia o in Belgio o in Svezia come ho fatto io, perché sì, secondo me è un'esperienza che arricchisce comunque moltissimo, e perché all'estero ci sono scuole, diciamo, specialistiche rispetto al circo contemporaneo, quindi ci si può specializzare nella propria disciplina. E quando è che, qual è la difficoltà più grande che hai incontrato, che magari ti ha fatto venire il dubbio di desistere, rispetto al percorso artistico che poi è diventato la tua vita, e che cos'è che ti ha spinto ad andare avanti? Allora, sì, la difficoltà, forse a volte ho avuto l'impressione di mancare dei momenti di vita normale, nel senso che siano stati con la mia famiglia o con amici, comunque l'impegno è stato enorme.
richiede una disciplina ferrea, un allenamento quotidiano, un impegno sì, al 1000%. Quindi, cioè, in realtà non ho assolutamente nessun come si dice? Aspetta, che non c'ho rimpianto, rimosso. Ah, cioè, grazie mille. Cioè, non ho nessun rimpianto, però sì, ci sono stati momenti in cui sì, partire non era semplice, anche non sapendo dove uno poi andava, ecco, dove andava a finire. A finire, nel senso. Sì. Beh, noi questa sera lo sappiamo, Teatro Perenpruner alle ore 21 con La Tavola, composizione per Donna e Volpe. Sì. Se voi lasciate la traduzione francese, no? Perché il titolo era in italiano in realtà. Sì, va benissimo. Va benissimo così. Tiziana, noi ti ringraziamo di essere stati con noi, ti auguriamo un buon caffè. Noi non camminiamo sulle bottiglie di champagne, ma un caffettino al mattino per augurarci buona giornata. Questo ce lo prendiamo volentieri. Ancora una buona giornata a te. Grazie. E a tutti voi. Ciao, ciao. Okay.